multietnico che darà la possibilità agli italiani, ai napoletani, di collocarsi alle attività commerciali degli altri mondi. Abbiamo oltre 15.000 metri quadri su tre livelli, un parcheggio di 10.000 metri quadri, abbiamo 200 negozi e i nostri imprenditori sono oltre, ad oggi 54 imprenditori, i cinesi, italiani e anche qualche indiano. Abbiamo voluto fortemente l'unione con la PMI Italia perché è una società che ha dato e darà molto in questo tipo di attività. È associato con oltre 2.000 imprenditori e penso che sarà un buon risultato verso il New Max Out. Dottor Crisci, come crede che l'impatto del The New Max Out, quindi questo nuovo parco commerciale multietnico, possa influire sulla città napoletana che, come sappiamo, la città partenopea è già una città molto aperta alla multietnicità? Il problema era di creare un centro che fosse all'altezza proprio di quelle che sono le necessità napoletane. Questa area qui era destinata alla zona offshore, che poi non c'è stato più seguito. Però grazie ad imprenditori privati come il Massimo Troianiello, queste aree si stanno rivalutando e si sta creando nuovi posti di lavoro e nuove possibilità commerciali. E quindi se effettivamente Napoli potrà rispondere così come sta rispondendo, ma noi riteniamo che Napoli diventerà quindi il centro capofila di quella che è l'attività degli imprenditori cinesi qui in Italia, perché Napoli ha certamente molte più possibilità da offrire a livello generale a tutti questi imprenditori, a differenza di Prato o di altre città che sono certamente delle città perfettamente funzionanti ma non così grandi, non una megalopoli come Napoli, che è la terza città italiana per quanto riguarda il numero di abitanti e la sua estensione dopo Roma e Milano. Come crede che il The New Max Out, il nuovo parco commerciale, possa influire economicamente in generale sulla città di Napoli? Bisogna dire che l'idea della troupe che ha organizzato questo centro commerciale è stata proprio quella di, prima di tutto, di creare un ambiente diverso sul territorio, quindi di sanare il territorio e di creare i negozi a portata di mano come si è sempre tenuto, tipo boulangeria. Qui trovano di tutto, trovano tutto l'assortimento necessario da A alla Z, esclusa la parte alimentare. Come lei crede che possa essere vista quindi questa innovazione non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale? L'insediamento di questo centro commerciale in una realtà fortemente degradata può portare solamente benessere, può portare occupazione e quindi un rinnovamento totale di tutto il quartiere. Quali crede che siano le chiavi della diversità, quali crede che siano le basi della diversità di questo parco commerciale, oltre comunque l'integrazione di diverse etnie? Bisogna dire che effettivamente qui è un centro multietnico, non è che ci sono solamente cinesi, ci sono anche altre di altre nazionalità, ci sono anche italiani e qui vediamo veramente l'inserimento nel tessuto sociale italiano, in questo caso napoletano, di tutta la comunità asiatica. La struttura inizialmente era una struttura degradata, la zona era una zona degradata. Noi siamo stati molto attenti nel riprenderla e nel lasciarla proprio così com'era, perché materialmente i volumi sono sempre gli stessi. Quindi noi abbiamo lavorato nei volumi preesistenti, facendo in maniera di ottenere il massimo da questi spazi. Questi spazi sono dedicati non solo ai nostri partner più importanti, che sono quelli cinesi, ma a tutto il resto del globo, perché non ci fermiamo, teniamo italiani, teniamo indiani, ci sono qualche americano, abbiamo avuto delle richieste da Apple addirittura, che vuole fare qualcosa con noi.
e quindi questo è un trampolino di lancio per noi, perché come imprenditori abbiamo l'idea di continuare a lavorare a Napoli, perché noi imprenditori napoletani, senza nessun altro socio, diciamo, abbiamo avuto questo sogno, questa intuizione. Mettere in discussione un sito abbandonato, una zona abbandonata, e farla rivivere. Quanto l'innovazione del dottor Troianiello a livello, dal punto di vista proprio dell'idea che è stata attuata di questo centro multietnico all'interno di una realtà molto tradizionale quale è proprio la città di Napoli, secondo lei può essere da esempio per tutto il resto dell'Italia? Non c'è dubbio, questo è un trampolino, come ho detto prima, un trampolino di partenza. Io sono sicuro che gli altri imprenditori sogneranno, come ha sognato il signor Troianiello, di fare qualcosa del genere. Oltre alle strutture abbandonate che sono in giro per l'Italia, perché non solo per Napoli, ci sta l'idea di poter unire questi popoli, l'italiano con il cinese, con il giapponese e così via, perché nasce naturale proprio l'impresa. Io mi sono reso conto che nel momento in cui abbiamo fatto una cosa particolare, perché così è, non è un solito centro, una cosa particolare, abbiamo avuto un'affluenza di imprenditori di un certo tono, ma da tutto il mondo. Abbiamo richieste che ad oggi non possiamo soddisfare, diciamo. Quindi naturalmente penso che i nostri, diciamo, futuri partner si renderanno conto che questa è la realtà, questa è la realtà. Quanto crede che questo nuovo centro commerciale multietnico possa influire a livello territoriale, quindi nella zona in cui questo si trova? Io credo che non ci sia nessun dubbio sul fatto, perché già lo vediamo, abbiamo avuto i complimenti, cioè ci sono state, diciamo, tante persone anche, diciamo, accreditate che si sono venute a completare, perché oltre che cambiare proprio la faccia di un pezzo di Napoli, abbiamo fatto, abbiamo inserito giovani, abbiamo fatto tante cose, teniamo una manovalanza e una... diciamo un indotto che andava dalle 100 alle 150 unità, e hanno lavorato con noi 4 anni, quindi non è poco, insomma. Come crede che possa l'operato di Massimo Troianiello trovare approvazione nel popolo partenopeo? Beh, intanto bisogna dire che noi ci troviamo in un'area fortemente degradata, per 20 anni abbandonata dalle amministrazioni del Comune di Napoli, che non hanno mai pensato neanche a bonificarla territorialmente. Bisogna dire grazie a tanti investitori stranieri che hanno investito in questa area bonificata, e oggi con questa inaugurazione emerge ancora di più la napoletanità, di quella vera, di quella reale, che vuole investire per aiutare questa città. Massimo ha fatto una grande operazione, ha dimostrato l'amore verso questa città investendo in un'area a rischio non solo di degrado ambientale e sociale, ma anche a rischio di mercato, perché qui il mercato è abbastanza concorrenziale, quindi non è facile. E quindi oggi io credo che Massimo, che è persona intelligente e capace, ha capito che se ci si mette insieme a stranieri e mettere su un intervento del genere, che è multietnico, forse riuscirà a battere anche le concorrenze, molto spesso quelle sleali. Quindi un vero complimento a Massimo, che da napoletano riesce ad essere anche lui un'eccellenza. Non a caso noi di Sud Protagonista siamo quelli che non ci piangiamo addosso, siamo quelli che diciamo che al Sud ci sono tante eccellenze e tanti protagonismi che bisogna mettere a sistema. Massimo è uno di questi. Secondo lei a cosa si può ricondurre la genesi del progetto del dottor Troianiello? Ma ahimè, non molti la pensano come lui, perché è un grande rischio quello che ha messo in campo. Io credo che la genesi di questo intervento è non soltanto essere manager, ma amare la città. Non sempre oggi i manager, gli investitori valutano questo aspetto. Oggi c'è il business e basta, oggi c'è l'investimento per recuperare, per fare risorse, ma non quelli di fare socialità. Ecco, questo è l'altro aspetto. In Italia le famiglie Olivetti non esistono più. Olivetti era uno che faceva socialità. Beh, Massimo credo che faccia socialità, perché non solo ha aperto questa iniziativa a Napoli, una zona di degrado, ma so che vuole dare lavoro ai napoletani, agli italiani. È un ambiente del genere, una zona dove sono molti gli stranieri che ci lavorano, lavorare i napoletani all'interno di queste cose è la dimostrazione che la genesi è business ma amore per la sua città.
Secondo lei la multietnia, l'integrazione, può essere uno slancio per la città partenopea o è un limite? No, lo è, noi siamo in, paese, siamo in un mondo globalizzato, noi dobbiamo far conto con la globalizzazione, con il mercato internazionale, non c'è più un mercato territoriale, è strettamente collegato al mercato internazionale e quindi oggi, anzi, è giusto inquadrarli in un sistema dove l'Italia, dove il territorio ne abbia dei benefici. Perché poi lasciare soltanto agli stranieri gestire il territorio e quindi anche l'impresa, questo va bene finché l'impresa va bene, poi chiudono, vanno via e lasciano l'abbandono. Chi invece è napoletano come Massimo è una scommessa che garantisce anche la società sul territorio. Quindi integrazione e quindi fare business e non lasciare agli altri il mercato. Perché poi Napoli non è città solo di braccia, ma è città anche di mente e di cervello e Massimo è uno che lo dimostra. Quindi lei crede che il progetto napoletano, la mentalità partenopea possa essere da esempio e magari da slancio culturale per il resto d'Italia e del mondo? Ma io intanto mi accontenterei del sud. Il sud Italia è un paese che soffre di mancanza di lavoro. Il lavoro si crea non per decreto e né con reddito cittadinanza, il lavoro si crea con le imprese. Oggi qui apre una nuova impresa che significa nuovo lavoro, significa occupazione. Ecco, noi vorremmo che di queste iniziative ce ne siano tante al sud. Io spero, per non allontanarmi dal mio territorio, che questo sia un esempio che venga mutuato da tanti meridionali che pur sono nelle condizioni di poter fare degli investimenti, ma che le facciano qui nel sud, pensando non soltanto al guadagno ma anche alla territorialità e quindi alla socialità. Come crede che l'intervento di Massimo Troianiello, grande progettista del The New Maxau, possa interferire in un certo punto di vista con la città di Napoli? Ma interferire in senso positivo sicuramente, teniamo conto che questa struttura fino a qualche anno fa, prima dell'intervento appunto del signor Troianiello, era una discarica a cielo aperto. Qua ricordiamo che c'era l'autoparco Gianturco, l'autoparco dei mezzi del comune di Napoli, tra l'altro che ricordo con affetto perché mio padre che lavorava in questo autoparco, io venivo da piccolo a trovarlo. Quindi prima c'era una struttura abbandonata, adesso c'è una struttura commerciale a tutto tondo che riqualifica il territorio, quindi non può fare altro che bene a questa città. Lei crede quindi che soltanto ci possano essere vantaggi soltanto dal punto di vista economico? No, non solo economico, anche ambientale, sociale, qui ci sono posti di lavoro, c'è illuminazione, già basti pensare che con tutti i locali che ci sono, quelli che stanno anche sulla strada, già il fatto che ci sia della luce dà anche una maggiore percezione di sicurezza. Laddove ci sono attività commerciali non si porta solo benessere in senso economico ma anche sociale. Come crede che questo parco multietnico, quindi questo parco di integrazione con altre realtà culturali, possa essere visto dalla popolazione e dalla municipalità in particolare? Io posso dire solo che debba essere visto un gran bene, laddove c'è la possibilità di potersi interfacciare con altre culture in una situazione di benessere sociale e economico porta solo un buon confronto e prosperità. Il mio progetto è stato voluto fortemente dai miei amici della comunità cinese perché in altri tempi ho costruito un altro centro commerciale come impresa, ma ho voluto dare la possibilità a loro di trovarsi a far parte di un'altra tipologia di mercato, quella che si unisce alla nostra Italia, e dividendo le nostre idee commerciali con le loro. Come crede che questa sua nuova iniziativa, questa nuova realtà che lei ha creato possa influire sul punto di vista sociale nella città di Napoli? Ma diciamo sul sociale noi ci siamo focalizzati perché abbiamo interesse molti di noi per i giovani. Infatti io come imprenditore penso che non bisogna pensare solo al profitto ma anche dedicare parte della nostra impresa al sociale. Lei crede che la sua attività imprenditoriale innovativa possa essere d'esempio per nuove realtà? Sicuramente.